direi che in preparazione ci può essere la partita per come è stato disputato il primo quarto, non è stato assolutamente quello che avremmo dovuto fare, quindi è ovvio che una squadra che ha talmente tanta qualità come Milano, la possibilità di poter ruotare tanti giocatori di qualità, se non sei incisivo dall'inizio fai fatica perché sei sempre più in corpo, quello che noi abbiamo fatto. Nonostante tutto, nonostante la pochezza di quello che abbiamo fatto, nel senso che quando poi sei a rincorrere fai fatica anche a fare quello per cui ti eri preparato, cattivi attacchi, brutte scelte, tiri forzati, non la lucidità giusta che avremmo dovuto avere, è ovvio che fai fatica, ma nonostante tutto siamo arrivati al 39esimo, eravamo al 64-69, quindi nonostante tutto eravamo lì per giocarla. Sì. Credo che molto sia dipeso dal primo quarto, nel senso che poi quello che tu fai non è solamente quello che fai tu, ma è quello anche che concedi agli altri, soprattutto per entrare in fiducia. Una squadra come Milano che non viene aggredita con il talento, la qualità, la struttura, il peso che ha, e in ogni situazione noi siamo a rincorrere perché non abbiamo giocatori strutturati che ci permettano di poter compensare i match-up difensivi. E la stessa cosa in attacco, loro hanno la possibilità di poter continuamente anche sulle uscite cambiare e trovare degli adeguamenti, è ovvio che si fa fatica, quindi direi che è una partita per noi assolutamente censurabile per come è stato approcciato il primo quarto. Direi che in questa partita, come in altre volte ho fatto presente a tutti quanti della bontà di come Taylor stesse prendendo sempre in più in mano la squadra, direi che l'interpretazione del playmaker stasera è stata veramente di una scadente quasi nella totalità, nel senso che ha avuto dei lampi di interpretazione nel modo giusto, ma la partita che lui ha interpretato è stata una partita di sfida personale, di troppo tiro al bersaglio da fuori, quando invece sarebbe dovuto essere più lucido per cercare di trovare soluzioni diverse che sporadicamente all'interno dei minuti che è stato in campo ha trovato. Prego. Senti, l'ultimo quarto chiuso con un solo fallo, come te lo spieghi? Stanchezza dei giocatori o scelte sbagliate? Stesso motivo per cui abbiamo fatto i numeri del primo quarto, nella stessa maniera, una squadra con poca incisività, con quasi rinunciataria, timorosa, quindi io non la do alla stanchezza, perché sono nei minuti precisi, chi è che deve essere stanco? Goss che gioca 32 o Taylor 37, Taylor può essere che era stanco, sì, può darsi, gli altri. Direi che siamo in dei numeri di minutaggio che possono essere accettabili. Il problema è che hai di fronte Milano. Quindi voglio dire, se non cerchi di fare al massimo, tu devi essere quasi perfetto per giocare una squadra come Milano, come dovevamo essere quasi perfetti per giocare contro Varese. Quindi quando non lo sei fai fatica, quindi il risultato credo che sia ineccepibile per Milano, ma ripeto, nonostante tutto, a un minuto dalla fine eravamo 64-69. Marco, l'approccio della mole, al primo quarto totalmente sbagliato, il fatto di violenza psicologica, di fatto che l'assenza di Roma in qualche modo... No, io non accetto assolutamente sta roba, non accetto assolutamente parlare di Adome che non c'era, perché non sarebbe rispettoso per gli altri. Quindi quando manca un giocatore, anche che è un giocatore importante, no. se io prendo 30 punti e gli altri mi dominano, io dico l'assenza di Adome è stata un'assenza importante. Quando io arrivo a 64-69, a un minuto dalla fine, io non dirò mai che abbiamo perso perché mancava Adome. Sarebbe una cosa gravissima, degli alibi che io non ho mai
portato con me stesso, non me li do a me stesso e non dandoli a me stesso non li do alla squadra, che da dove non giocassi non c'entra assolutamente niente, ripeto. Tu sei a un minuto 64-69 con la porcheria che hai fatto per il primo quarto e per lunghi tratti della partita, quindi prego. Sì. Mi chiedevo se l'assenza di Datome, quindi la mancanza di punto di riferimento per i compagni, se i compagni possono avere. Ma abbiamo giocato, inconsciamente, ma abbiamo giocato altre volte dove Datome ha ciccato totalmente magari due quarti, poi ne ha fatti altri due. Beh, ma non è una giustificazione, censuro assolutamente questa cosa e non posso accettare se qualche giocatore venga di sta roba qua, perché significa veramente di essere di una pochezza totale. Si può vincere anche senza la Dome, anche contro la grande Milano, altrimenti non saresti 64-69 minuti alla fine. Siamo mancati noi. Poi, è ovvio, dobbiamo mettere sul piatto della bilancia quello che è Milano. E Milano sta in una posizione di classifica che non deve esserci, che è totalmente diversa dalla nostra per miliardi di motivi. Ma questo non significa che l'analisi della singola partita mette a dare dei